La scintilla è proprio scoccata quando io ho letto queste cose che loro dicevano. Mi ha subito fatto venire voglia di rimanere nel mio ambito, che è il poliziesco, e di imbastire una storia che si svolgesse dentro la fabbrica. Quindi l'aver conosciuto il proprietario che si è, come dire, prestato a questo gioco di far parte del, del racconto ed essere un personaggio principale del racconto è stato divertente. L'azienda Corona praticamente è nata nel 1971 in via Pol 25, una soffitta a sesto piano, dove tra l'altro ci abitavo. Come attività per fabbricazione, ciclo stampato, monofaccia, molto semplice. E in più, per poter, come dire, arrotondare un po' il fatturato, serigrafavo oggettistica per chi, sempre nel settore elettronica. Naturalmente lo spazio a disposizione era poco, per cui mi sono trasferito in un locale un pochettino più idoneo all'attività, continuando a fabbricare monofaccia. E qui devo aggiungere che incominciavo a spacciarmi come produttore anche di doppia faccia. Naturalmente quando si raccontano le bugie poi bisogna pedalare, per cui ho cercato un'altra collocazione ordinando velocemente una piccola lineetta galvanica che ho inaugurato esattamente il giorno di Pasqua del 1972. Nell'81, in una nuova sede, ci siamo attrezzati per poter costruire circuiti multistrato. La tendenza di mio fratello era proprio di seguire le esigenze non solo del mercato, ma anche dei clienti che avevano particolari esigenze. E anche dal punto di vista commerciale, infatti abbiamo iniziato a esportare in Francia già nel 74, essendo nati solo 3 anni prima. Nell'81 abbiamo iniziato a fare i multistrati, dove i conduttori sono molto maggiori perché anche la componentistica evolveva e di conseguenza c'era la necessità di avere un numero maggiore di contatti nella stessa unità di superficie. Poi quando siamo arrivati qua a Leini, nel nostro nuovo stabilimento, chiaramente le possibilità si sono ampliate e c'era anche un mercato che ci seguiva molto. Teniamo conto che all'epoca non eravamo noi a cercare il cliente, ma era il cliente a cercare noi, perché l'elettronica era in continua evoluzione e noi cercavamo di stare al passo con i componenti più avanzati che venivano utilizzate nelle apparecchiature elettroniche. Ad oggi qual è il nostro punto di forza? Il fatto di controllare in modo molto quasi maniacale le caratteristiche geometriche del circuito che poi si ripercuotono in caratteristiche elettriche. Diciamo che il nostro interlocutore vuole un segnale trasportato dai nostri conduttori altamente costante e ripetitivo. Questo vuol dire controllo dell'impedenza, controllo di tutta una certa serie di fattori che possono rendere affidabile il prodotto, non solo funzionante, ma affidabile nel tempo. La nostra filosofia è sempre stata quella di lavorare in collaborazione col cliente, creare un rapporto di partnership, nel senso che il cliente che cresce crea delle opportunità anche per me. Per noi c'è una ricerca continua, o da soli o anche insieme in partnership con altri costruttori complementari. Infatti in questo momento stiamo collaborando con diversi progetti di meccatronica o di aerospazio su apparecchiature innovative. Noi puntiamo a un rapporto soprattutto con i tecnici più che con gli uffici acquisti per risolvere insieme e cercare di prevenire i problemi che il nostro cliente potrebbe avere in produzione. Allora, sia risolvere i problemi funzionali del prodotto, sia prevenire eventuali problematiche che lui potrebbe incontrare nella produzione successiva.